Ci troviamo a un momento della storia di One Piece molto particolare, ragazzi. Nei prossimi mesi potremmo assistere a numerose rivelazioni davvero importanti. E vediamo un po' per quale motivo. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Manca ormai poco, stiamo avanzando sempre di più verso i 62.000, quindi ragazzi vi ringraziamo di cuore per tutte le iscrizioni. Il capitolo 1050 uscirà gli ultimi giorni di maggio, precisamente il 29 su Manga Plus. Ma quello che è davvero curioso è che proprio 10 anni fa, negli ultimi giorni di maggio del 2012, il capitolo 668 ci ha presentato l'alleanza di Luffy e Law per sconfiggere Kaido. Possiamo notare dunque che dopo 10 anni esatti, i due pirati della generazione peggiore hanno finalmente avuto la meglio contro l'imperatore. Molto spesso ci siamo ritrovati a parlare delle cover a colori che contengono dei significati nascosti, e oggi ritiriamo fuori questo argomento. Nella cover a colori del capitolo 809 c'è un drago tatuato su Franky e c'è una scimmia tatuata invece su Luffy. Per il discorso che dobbiamo fare, la scimmia ovviamente rappresenta Luffy, mentre il drago di Franky rappresenta Kaido. È interessante infatti vedere che nella cover a colori del capitolo 1028 Luffy cambia aspetto. I suoi capelli ci fanno pensare alla sua trasformazione in Nika, e all'interno di questa cover lo vediamo colpire Franky. Quindi ricordate, no? La scimmia che attacca il drago. Citiamo queste due cover per collegarci al capitolo 1049, all'interno del quale vediamo infatti Luffy con il Monkey God Gun colpire il drago fiammeggiante di Kaido. Magari sono solo coincidenze, magari no, magari erano un anticipo a quello che avremmo visto. Ma comunque rimangono delle curiosità davvero interessanti. Adesso però andiamo avanti, lasciamoci le curiosità alle spalle e parliamo del capitolo 1050. Adesso si entra nella fase delle teorie basate sui numeri dei capitoli. Sapete no che all'interno della community di One Piece non è la prima volta che si fanno teorie sul possibile significato di un numero di un determinato capitolo, il quale il significato del numero, la lettura del numero può darci, può spoilerarci il contenuto del capitolo. Infatti in base a come si legge in giapponese un numero, a volte vengono fatte delle teorie sul contenuto del capitolo. Si possono teorizzare tanti sviluppi in base al significato dei numeri o alla lettura delle cifre che compongono il 1050. Se si aggiunge uno zero davanti al 1050, per esempio, il significato che salta fuori è Oden Korei, che significa negromanzia di Oden. Ovviamente non possiamo attribuire questo significato alla resurrezione di Oden, nessuno di noi crede che tornerà in vita, ma il capitolo 1050, per come è finito il 1049, potrebbe mostrarci Momonosuke con il suo volto umano adulto. Tutti vedendolo potrebbero pensare magari che sia Kozuki Oden, data la somiglianza con suo padre. E quindi questa negromanzia di Oden potrebbe riferirsi a questo sviluppo, ovvero al fatto che la gente possa pensare sia Oden, quando in realtà si tratta poi di Momonosuke. Ricordiamo infatti che quando Shinobu ha permesso a Momonosuke di crescere è rimasta sconvolta, ha detto che fosse identico a lui. Ma le teorie sul significato del 1050 non finiscono qua. La cosa interessante è che senza aggiungere lo 0 al numero 1050, il significato che verrebbe fuori è vero volto terreno, un significato comunque attribuibile allo stesso modo al nuovo aspetto dell'erede del clan Kozuki. Ma un altro significato che potrebbe saltare fuori dal numero del capitolo è ciotola di ceramica. Questa interpretazione potrebbe riferirsi a un significato più grande. Una ciotola di ceramica la si utilizza per mangiare l'Oden, ma allo stesso tempo viene utilizzata anche per mangiare il riso. Si potrebbe infatti parlare della morte di Oden, che è stato bollito vivo, ma allo stesso tempo il significato si potrebbe collegare al gesto ad inizio della saga, da parte di Otama, di offrire la sua unica ciotola di riso a Luffy. Sappiamo che la fame è stato un argomento importante per tutta la saga, e anche nel finale viene rivelato che tipo di mondo vuole creare Luffy, ovvero un mondo dove i suoi amici possano mangiare quanto vogliono. Il significato del capitolo 1051 invece è fuori portata. La community su internet crede che possa essere un capitolo cruciale per le sorti del paese di Wano. Luffy a terra stremato, Kaido forma umana che si rialza,
Momonosuke ormai adulto che si interpone tra Kaido e Luffy. Qui i due potrebbero avere un dialogo. Ovviamente Kaido per Momonosuke sarebbe un nemico fuori portata. Ma l'imperatore potrebbe accettare la sconfitta e lasciare il paese di Wano. Quindi il significato fuori portata del capitolo si potrebbe riferire a tutta questa scena qui. Il capitolo 1054 invece potrebbe essere correlato al capitolo 154 del manga. Tutto questo secondo i leaker. Nel capitolo 154 vediamo infatti la dottoressa Kureha che, leggendo l'avviso di taglia di Luffy, scopre che nel nome completo di questo personaggio è presente la lettera D. Avremo dunque delle novità all'interno del capitolo 1054 che riguarderanno la volontà della D? Secondo quello che gira in rete, il significato numerico del capitolo darebbe questi risultati. Promemoria. Qualcosa su mio padre. Festa dell'equipaggio. I significati quindi in base al numero dovrebbero essere questi. Ma adesso passiamo invece a quello che scrive l'utente PewPeace su Twitter. Dice che mancano ormai solo 2 mesi al 25esimo anniversario del manga di One Piece. E questo utente scrive che immagina che Oda stia preparando qualcosa di piuttosto grande, perché 25 anni fa, sulla stessa linea temporale, in One Piece, Roger fece il suo ultimo viaggio verso Raftel. E i capitoli 1055 e 1056, che dovrebbero cadere nei giorni del 25esimo anniversario, potrebbero presentare dei contenuti davvero forti, in modo tale che Oda, grazie a questi capitoli, festeggi l'anniversario del manga. Nei prossimi mesi dunque, ragazzi, potremmo assistere alla conclusione dell'arco di Wano. Ma anche se quest'arco non si dovesse concludere, sarebbero comunque i prossimi dei capitoli davvero importanti, perché ci sono tante cose di cui parlare. Secondo le teorie e le previsioni dell'utente Snoo43513, alla fine di questo arco, dell'arco di Wano, potremmo assistere a tantissime cose interessanti. Il primo punto interessante, ovviamente, riguarderebbe le reazioni di tutti alla sconfitta di Kaido da parte di Luffy. Tutti si accorgeranno della nuova forma di Luffy. Assisteremo anche a quello che succederà tra Zunisha e le navi del governo. Probabilmente Zunisha chiederà a Momonosuke il permesso di distruggere le navi. Bisogna anche vedere cosa accadrà a Kaido, King, Queen, a Jack e al resto dell'equipaggio. Probabilmente assisteremo anche alla reazione di tutti alla notizia che l'alleanza Law Luffy Kid sia riuscita a sconfiggere Kaido e Big Mom. Una domanda che ci possiamo porre è la seguente, ovvero uno tra Kid, Luffy e Law verrà considerato un imperatore? Per quanto riguarda Luffy, sappiamo che già attraverso la stampa comunque è stato definito il quinto imperatore. Dopo quello che succederà con la fine della saga di Wano, vogliamo vedere cosa succederà proprio alla reputazione di Luffy. Bisogna anche vedere cosa accadrà all'equilibrio del mondo, visto che 2 imperatori sono stati abbattuti e la flotta dei 7 è stata abolita. Potremmo vedere anche le taglie post Wano, potremmo assistere al più grande banchetto della serie mai visto finora, si potrebbe festeggiare anche l'ingresso di Jinbe nella ciurma e assistere all'entrata in ciurma di altri personaggi. Come sappiamo, il più probabile al momento è il personaggio di Yamato. Potremmo anche avere delle risposte sull'esito degli attacchi contro i membri della flotta dei 7. E la risposta, una delle risposte che più attendiamo, riguarda quello che è successo durante il Reverie. E quindi quello che è successo a Sabo. Luffy oltretutto alla fine di questa saga avrà non solo 3 Road Poeng e Griff, ma anche altri 2 normali. Secondo una teoria dell'utente Snoo43513, Luffy potrebbe anche aprire Wano modificando l'enorme cascata grazie al risveglio del suo frutto. È possibile dunque che in passato sia stato proprio Joy Boy il responsabile della chiusura della terra di Wano? È stato lui a creare quella cascata? Ma questa, ragazzi, è solo una teoria aggiuntiva, giusto per immaginare un possibile ruolo di Joy Boy sull'imminente apertura dei confini del paese di Wano. E con questo video ci fermiamo qui. Come potete vedere, sono tante le idee sugli sviluppi dei prossimi capitoli. Ci troviamo proprio in un momento cruciale ed è possibile che settimana dopo settimana, e per tutta l'estate, ne vedremo davvero delle belle con il manga di One Piece. Voi cosa ne pensate? Scrivete la vostra attraverso i commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su One Piece. Ciao ragazzi, alla prossima!